Ciao a tutti e tutte, benvenuti su BPM Power, il canale dedicato alla tecnologia in cui esploriamo le ultime novità e confrontiamo i dispositivi per aiutarvi a prendere decisioni informate sugli acquisti. Oggi parleremo della linea Redmi 12 di Xiaomi e vedremo come si confronta con la nuova uscita, la linea Redmi Note 13. Ma prima di entrare nel dettaglio, vi ricordo che solo il 26% degli utenti che guarda i nostri video è iscritto al canale. Supportateci, iscrivetevi anche voi. Bene, partiamo dal design. Dal punto di vista di quest'ultimo, il Redmi Note 12 è un telefono di dimensioni medie con uno spessore ridotto e un peso di 188 grammi. Il Redmi 12 Pro e il 12S sono rispettivamente più grandi e più piccoli. Il retro è disponibile nei colori Sunrise Gold, Onyx Grey, Ice Blue e Mint Green con un effetto cangiante. Il Redmi Note 12 presenta un display AMOLED da 6,67 pollici con una buona risoluzione. Tuttavia, il Redmi 12S ha uno schermo più piccolo da 6,43 pollici che lo rende il più compatto della serie. Veramente piccolo, ma di poco. Questo può essere un vantaggio in termini di maneggevolezza, ma potrebbe essere un inconveniente quando si desidera godere di contenuti multimediali come film e giochi. Per quanto riguarda le prestazioni, il Redmi Note 12 utilizza un processore Snapdragon 4 Gen 1 Qualcomm SM4375 che, sebbene non sia il più veloce sul mercato, è più che sufficiente per un utilizzo standard. Ma la storia cambia quando prendiamo il 12 Pro e il 12 Pro Plus. Entrambi utilizzano il Dimensity 1080 MediaTek, mentre il 12S è equipaggiato con l'Elogi 96 MediaTek. Nel comparto fotografico, il Redmi Note 12 ha una fotocamera principale da 48 megapixel che produce ottime foto in condizioni di luce ideali e registra video in Full HD. Tuttavia, i modelli 12 Pro Plus e 12S vantano rispettivamente 108 e 200 megapixel, superando anche il nuovo Redmi 13 in questo aspetto. Ma proviamola questa fotocamera. Diamo un'occhiata alla fotocamera, che ha diverse opzioni. Partiamo da Pro, documenti, video, foto, ritratto, notte e poi altro che ci permette di smanettare un po' e ottenere un po' di personalizzazione in più. Ma le foto le vedete anche in sovraimpressione, ma sono qua in galleria. Come potete vedere i dettagli sono buoni se l'illuminazione è buona, ma in condizioni di scarsa illuminazione questa fotocamera mostra un po' il fianco. C'è da dire che non ci aspettavamo niente di meno né niente di più da una fotocamera di questo livello in un telefono mid-range, quindi il suo lo fa. Questo è un video girato con la fotocamera del nostro Xiaomi Redmi Note 12. Diamo un'occhiata, i dettagli sono buoni, si possono vedere bene. È un po' tremolante, questo sì, sicuramente non ha un'ottima stabilizzazione, però per quello che deve fare va bene. L'audio lo sentite anche voi, non è il massimo, però come abbiamo già detto questo è un telefono mid-range. Questa è la fotocamera interna, come potete vedere perdiamo un qualcosina di qualità, però fa il suo ed è quello che ho cercato di sottolineare per tutta questa durata della prova. Fa il suo, è una buona fotocamera, stabile, anche quella interna dà abbastanza dettaglio. Certo, non possiamo pretendere la qualità di top di gamma, però per essere un mid-range si comporta estremamente bene. E ora torniamo in ufficio. Ok, siamo tornati da questa piccola uscita fuori dall'ufficio per parlare del punto di forza di questa serie, che è la batteria da 5000 mAh, che offre un'autonomia di oltre 2 giorni con un utilizzo moderato e si ricarica rapidamente con un alimentatore da 33 watt. Anche se il caricabatterie da 66 W del 12 Pro Plus è molto meglio. Adesso parliamo della connettività. Oltre al Bluetooth 5.1, questi modelli includono una porta jack audio e supportano l'USB OTG per collegare rapidamente accessori esterni. La porta USB Type-C supporta lo standard USB 2.0, un po' vecchio. La memoria interna da 128 GB può essere espansa con una scheda microSD, offrendo agli utenti un ampio spazio di archiviazione. In conclusione, il Redmi Note 12 è ancora un ottimo dispositivo per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo. Offre una buona esperienza fotografica, un'alta autonomia e un design accattivante. Anche il processore è più che sufficiente per un utilizzo quotidiano. Tuttavia c'è da dire che il Redmi 13 ha una risoluzione fotografica superiore. Comunque sia i modelli 12 Pro Plus e 12S offrono ulteriori vantaggi. E voi, che cosa ne pensate della serie Redmi 12? Possedete già un telefono di questa serie o state pensando di acquistarne uno? Lasciateci un commento qui sotto se desiderate ulteriori dettagli su altri modelli o prodotti. Per oggi è tutto, ma non vi dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche e seguirci sugli altri social media. Grazie e al prossimo video!